A noi è successa una cosa meravigliosa. Ci è stato chiesto di produrre un'opera d'arte in musica, laddove solitamente il mondo ti chiede di fare con la musica tutt'altro. Gli organizzatori di Glastres, che è questa mostra di arte contemporanea in vetro all'interno della Biennale di Venezia del 2011, ci hanno chiesto di produrre della musica che avesse a che fare con il vetro e che potesse rappresentare un'opera d'arte a sé, quindi diffusa all'interno del Museo del Vetro di Murano, insieme alle opere di grandissimi artisti dell'arte contemporanea come Jan Fabre, Thomas Schutt, Barbara Blum, eccetera, eccetera. Noi per realizzare questa opera sonora siamo andati a registrare il processo di lavorazione del vetro in una fornace di Murano e abbiamo deciso che tutta l'ossatura ritmica di questo progetto doveva, sostituendo in questo la classica fisionomia ritmica delle batterie elettroniche o dei preset ritmici, doveva essere sostenuta solo da rumori che provenissero da quel processo di lavorazione, a partire dai bassi del forno che cuoce a 3000 gradi e emette dei suoni profondissimi, agli aspetti più cristallini della materia. Sì, successivamente abbiamo deciso di appunto trasformare in album un progetto che era nato più come un'installazione, quindi una roba, un progetto che andava vissuto in uno spazio determinato come appunto la mostra di Glastres. Fondamentalmente la matrice sonora è rimasta identica, abbiamo semplicemente cambiato leggermente le stesure per renderle più ascoltabili, più gioibili, diciamo. Una delle parti più stimolanti sicuramente, a parte la registrazione dei singoli suoni, è comunque un'esperienza abbastanza particolare a sé. Anche poi dopo riuscire a trasformare dei suoni come il suono di un forno nel sub di una cassa, di un bass drum, oppure lavorare appunto sulle timbriche del vetro per creare dei veri e propri strumenti, perché poi abbiamo proprio creato degli strumenti che abbiamo utilizzato poi in tutto quanto l'album. Quella secondo me è stata un bel lavoro di sound design partendo da una matrice concreta. E altrettanto stimolante è stato il contesto, cioè inserire un'opera sonora in un contesto di arte visiva ti spinge a in qualche modo interpretare quello che tu stai facendo con i suoni, facendoti suggestionare proprio anche dall'arte visiva, e quindi anche sia dal punto di vista della composizione che nelle proporzioni dei suoni, quindi dei mixaggi, cercare di immaginare quello che il tuo suono dovrebbe evocare aiuta anche a andare oltre determinate routine e ti stimola a spingerti in una chiave più tridimensionale rispetto alla gestione dei lavori in studio. Poi altrettanto stimolante è stato collaborare insieme. Noi abbiamo dei percorsi, siamo di generazioni diverse, abbiamo dei percorsi anche molto diversi ed è stato bello influenzarci vicendevolmente e instaurare questo rapporto di collaborazione, che significa innanzitutto fiducia nelle capacità dell'altro, tant'è che questo rapporto continuerà, stiamo già elaborando ulteriori progetti. Non abbiamo vissuto il lavoro in studio separatamente in diversi ruoli, come diceva appunto Max, ci siamo contaminati a vicenda, siccome lui arriva da un mondo più rock, più pop, io da un mondo puramente elettronico, abbiamo due approcci completamente diversi alla produzione musicale, quindi nel senso non riuscirei a scindere il nostro lavoro in due differenti ruoli, ma appunto più in un amalgamarsi di due mondi e di due approcci completamente diversi. Le compartimentazioni del mondo musicale stanno producendo anche un po' l'asfissia della musica. È importante trovare nuove forme, ma anche e soprattutto nuove motivazioni. Il progetto che adesso in questi giorni esce, Glastres, il nostro progetto legato al vetro, continuando nella nostra esperienza sui rumori, sui suoni che diventano musica, stiamo andando in giro a registrare la nostra città, Torino, le sue fabbriche, i suoi stadi, i suoi mezzi di trasporto, il sistema di raccolta dell'immondizia e tantissime altre cose, per creare una tessitura sonora sulla quale i jazzisti della nostra città suoneranno anche un concerto dal vivo, che diventerà poi un successivo album. Quindi stiamo cambiando completamente contesto, ma non approccio, non filosofia, non attitudine.
Sì, è importante chiaramente riportare live un progetto del genere, perché è il modo migliore per entrare in contatto con il pubblico, per far vedere, per far scoprire magari qualcuno che non è direttamente interessato a un determinato di progetto. Il nostro sarà un live set a base, come potete vedere, piuttosto laptop, abbastanza basico, ma è comunque il modo migliore al momento per poter trasmettere a pieno il nostro progetto. Non abbiamo ancora neanche mai capito come, ma uno degli artisti che ha esposto questa Glastres all'interno della Biennale di Venezia è stato Pharrell Williams, che ha ideato questo scheletro di angelo. Devo dire che ci ha affascinato moltissimo l'opera, prima ancora di sapere che fosse sua, e abbiamo pensato che poteva essere inizialmente anche una buona copertina per l'album. Successivamente abbiamo optato per soluzioni diverse, ma l'abbiamo tenuta come copertina del brano che ha in qualche modo ispirato. A quel punto bisognava chiedere il permesso al management di Pharrell Williams, che ha richiesto tutto l'album, ha richiesto di ascoltare e di esaminare tutto l'album per poi dare un prontissimo assenso. Quindi abbiamo avuto, ci piace immaginare che Pharrell Williams abbia dato il suo semaforo verde alla nostra musica.